Galimberti, pronto per giocare per domenica. Pronto. Ci aspetta da qui alla fine di quello che è il giorno d'andata, che è breve, una partita importante, una partita in cui si può puntare a fare il risultato, anche se visto quello che la classifica dice è molto difficile. Certo. Poi da gennaio ci si presenta un altro campionato. A gennaio sì, si presenta un altro campionato perché si sta cercando di far venire nuovi giocatori, quindi di comunque far riportare il Saronno dove merita, perché sicuramente non merita di stare ultimo in classifica, come blasone della società, della piazza, non è sicuramente dove deve stare, Per domenica, mi hai già detto prima, dai. Per sei pronto. domenica sì, io Cosa mi sono racconti pronto. di te e cosa hai fatto nella tua carriera? Beh, allora io ho iniziato a fare tutto il settore giovanile all'Inter fino a 18 anni, poi ho fatto gli ultimi 6 mesi di primavera a Parma, ho fatto lì il ritiro, ho fatto lì il ritiro con la prima squadra e poi niente, ho iniziato a girare in C per 4 anni, sono stato a Monza, a Savona, a Gubbio, poi ho iniziato il ritiro a Renate, da lì poi non è andata bene, ho fatto un'esperienza in Portogallo all'Olhanense in una Serie B. Sono tornato e ho fatto 2 anni di Serie D a Sesto e a Pro Sesto e Caravaggio. Porti un bagaglio di esperienza importante Sì. in questa squadra che avrà anche molti giovani. Sì. Hai già avuto modo di allenarti con i tuoi nuovi compagni. Cosa ci racconti e cosa ci dici di questi nuovi giovani? No, è una settimana che mi alleno da martedì, quindi ho fatto fino ad oggi. Mi sembra un gruppo unito, compatto, dove c'è voglia di lavorare, di far bene, di ritornare, come ho detto prima, a cambiare questa classifica che ad oggi è difficile, però ce la dobbiamo mettere tutta perché già da domenica è importante far punti. Anche se giochiamo contro una squadra importante, è importante far punti. In bocca al lupo, ci vediamo domenica. Grazie.